mio nome è Pasquale Pugliese. 20 anni fa ho scelto di venire a vivere a Reggio Emilia, dove ho fatto l'educatore per molto tempo nei servizi socioeducativi, poi sono diventato coordinatore e supervisore e oggi mi occupo di politiche giovanili. Sono laureato in filosofia e curo la formazione dei volontari in servizio civile nella provincia. Da sempre sono impegnato nel Movimento per la Pace, in città, in regione, in Italia. Faccio parte della segreteria nazionale del Movimento Non Violento, collaboro ad alcune riviste. Non devo né scendere né salire in politica. La politica la faccio già da tempo, nei movimenti della società civile e con l'impegno culturale. Ma in questi anni sta avvenendo qualcosa che non ha precedenti nella storia repubblicana del nostro paese. Sia i governi Berlusconi che il governo Monti hanno praticamente riscritto la Costituzione italiana. I diritti sanciti nei principi fondamentali, dal lavoro alla salute, dallo Stato sociale all'istruzione, dal futuro dei giovani al servizio civile nazionale, sono stati continuamente taglieggiati e infine negati. Mentre l'unico disvalore ripudiato dalla Costituzione italiana, cioè la guerra e la sua preparazione, è continuamente foraggiato dalla spesa pubblica militare. L'Italia cade a picco in tutti gli indicatori internazionali di benessere e di civiltà. È però svetta tra le prime 10 potenze al mondo per spesa per gli armamenti. E per le spese per gli armamenti non valgono mai né i patti di stabilità né le spending review, che invece valgono per tutte le altre spese sociali. Siamo sempre più indifesi di fronte alle reali minacce alla nostra sicurezza. La disoccupazione, la precarietà, la mala sanità, le mafie, la dispersione scolastica, il dissesto del territorio. Eppure siamo armati fino ai denti. Faccio solo un esempio tra i tanti. Quante cose si potrebbero fare con la rinuncia ai famigerati cacciabombardieri F-35, di cui l'attuale Parlamento ha appena confermato l'acquisto di ben 90 esemplari? Il costo di un aereo è di almeno 130 milioni di euro. Con la stessa cifra si potrebbe fornire un'indennità annuale di disoccupazione a oltre 17.000 precari. Queste proposte di buonsenso, che sono maggioranza assoluta tra i cittadini italiani, in Parlamento non hanno nessuna rappresentanza. Anche chi nei convegni si dice per la pace e contro la guerra, poi vota regolarmente tutte le richieste di aumento delle spese militari. Per questo ho accettato la proposta di candidatura nelle liste di sinistra Ecologia e Libertà, per portare direttamente, senza mediazioni, le nostre proposte in Parlamento, laddove si decide il futuro di tutti noi. Voglio concentrare la mia attività politica su 3 temi precisi, in collegamento costante con la società civile che in questi anni li ha portati avanti. Svuotare gli arsenali e riempire i granai, per ricordare le parole dell'indimenticato presidente Pertini, cioè contribuire a ridurre drasticamente le spese militari e favorire la loro riconversione in spese per il lavoro e contro la crisi. Ripudiare la guerra e non la Costituzione, cioè ritirare immediatamente le truppe italiane dall'Afghanistan e non mandarle in nessun altro teatro di guerra, e riconvertire le risorse risparmiate per il servizio civile nazionale, per costruire la difesa civile della patria e per i corpi civili di pace. Costruire la vera sicurezza. Rinunciare al programma d'acquisto dei cacciabombardieri F-35 e trasferire le risorse salvate agli enti locali a beneficio delle politiche per il welfare, per l'educazione e per il futuro dei giovani.